alla Mezzia. Carlo, ci siamo con il nostro ospite. Il nostro ospite è in linea. Buonasera, presidente. Buonasera Giovanni, come stai? Tutto bene. Allora, innanzitutto, praticamente in diretta sono arrivate le notizie molto molto difficili che si vanno ad aggiungere a una lista che il presidente del Consiglio regionale conosce benissimo. Lazzaro, praticamente anche qui problemi di agibilità. La Cleos, società che è molto attiva nella pallacanestro, nel calcio a 5 e nella pallavolo. E nella disabilità. Esatto, si trova nuovamente con una problematica enorme, probabilmente più grande anche della disabilità a questo punto. È triste dirlo, ma è così. Lazzaro senza un palazzetto, non sanno più cosa fare. Un commento. Purtroppo il problema è atavico e secondo me è arrivato il momento, indipendentemente da Lazzaro o meno, perché Lazzaro faccia comune con Motta, no? Sì, sì. Per cui è solo un po' dal comune di Reggio Calabria, però questo non cambia la sostanza. È arrivato il momento che le amministrazioni prendano atto che tutti gli impianti devono essere messi a norma, indipendentemente da tutte le altre problematiche che ci possono essere in ogni città, in ogni paese. Non è più possibile aspettare, per cui ritengo che sia necessario un intervento, diciamo mirato, non dico forte, ma mirato verso le istituzioni, che purtroppo anche loro pagano errori del passato, perché gli impianti sono stati costruiti, non sono stati messi a norma, dopodiché sono stati utilizzati perché politicamente facevano qualche assessore di turno, e oggi noi ci ritroviamo con quasi tutti gli impianti che non sono a norma. E con il comune di Reggio Calabria, nel caso del comune di Reggio, che vuole realizzare i bandi per vedere un pochino come uscire da questo impasse, dando in gestione alle federazioni e alle società sportive, che a loro volta non hanno diciamo risorse per prendersi gli impianti. Quindi è un cane che si morde la coda, da cui secondo me, ripeto, bisogna uscirne con risposte certe e possibilmente immediate. Veloci, infatti. Ma quale potrebbe essere una soluzione, specialmente per la Viola? Noi siamo più vicini alla Viola seguendo il basket giornalmente. È paradossale che si giochi a Vibo Valentia e tutti approvino con tantissima tristezza quanto sta accadendo. E meno male che arrivano i risultati pure. Infatti. Meno male. Che cosa si può fare? Una protesta pubblica? Non lo so. Io, per la verità, avevo pensato di fare un articolo chiedendo all'ufficio tecnico del comune, all'assessorato dello sport, a tutti e due, di dirmi una data certa, in modo che ci sia un impegno morale ma anche reale da parte del comune di Reggio Calabria, il giorno in cui il palazzetto sarà agibile. Questo potrebbe essere un'idea, però fino a quando, ora con tutto il rispetto, ho diversi amici sia all'assessorato dello sport che all'assessorato dei lavori pubblici, però fino a quando non ci danno risposta, noi, dico tutti i giorni, dovremmo continuare a chiedere, perché io sono andato un paio di giorni al palazzetto, ho visto poca gente che lavorava. Ora non sono un tecnico per giudicare se quei giorni andava bene in quel modo o meno, però ritengo che a distanza di quasi un anno e mezzo, correggimi se sbaglio Giovanni, a marzo due anni tristemente. Due anni addirittura, quasi due anni. È stato chiaramente sì. Prima il periodo legato al sequestro, che non si capisce. Sì, tutto quello che vogliamo, per l'amor di Dio. La sommatoria, che è sempre molto triste, sono due anni senza l'impianto principale di una città. Che Non è possibile. A margine della pallacanestro, e noi ne siamo interessati, prego. Ma a margine della pallacanestro ne va di una città che ha problematiche sicuramente più pesanti che l'impiantistica sportiva. Però con questo, facendo questo, si ammazza una società, si ammazza una civiltà sportiva. Non è concepibile. Io rispetto le grandi problematiche della nostra città. E non vado in questa occasione a discuterne le cause, però nelle grandi problematiche c'è anche la sicurezza di chi fa sport, per cui dico benissimo le problematiche, però troviamo la soluzione,
con bandi europei o altro, affinché questi impianti vengano ristrutturati e messi a norma con tempi certi, perché se qui pensiamo ogni volta di fare tutti i vari passaggi, che ogni passaggio potrebbe passare 2 mesi, qui non avremo mai gli impianti a norma. Allora bisognerebbe che si prendesse, tra virgolette, il toro dalle corna e si stabilissero le date certe per poter dichiararla agibile. E qui chiedo alle radio, alla televisione, alla stampa, di seguire, non dico di fare le cose a tamburo battente, ma seguire giornalmente affinché si abbiano delle risposte. Sì. Ripeto, mi dispiace perché conosco tante persone, vari assessorati che si danno da fare, però qualcuno a noi deve dare delle risposte certe, Giovanni, non possiamo più assolutamente aspettare. Questo non vale soltanto per il Pentimele o per il Parco Caserta, altro grossissimo problema, ma deve valere per tutti gli impianti. Noi stabiliamo un tempo, entro un mese, per dire stabiliamo un tempo, qualcuno ci darà delle risposte. Se facciamo una battaglia comune, una battaglia, diciamo, una spinta più che una battaglia, perché qui non c'è da fare battaglia, perché capiamo le problematiche, se c'è una spinta comune tra stampa, federazione, società sportiva e CONI, alla fine quantomeno abbiamo delle date certe, perché altrimenti oggi, brancoliamo nel buio. Sì, sì, sì. Chiaramente l'auspicio è di sentirci presto con gli impianti di Reggio Calabria e non solo, agibili, sarebbe il sogno più grande, più di uno scudetto probabilmente. Ma guarda Giovanni, non deve essere un sogno, questo deve essere una realtà secondo me. Sono passati 2 anni, qualcuno ci deve dire cosa sta succedendo, i tempi certi, perché banalizzando, i tempi di lavoro ce l'abbiamo. Se dopo un'azienda deve fare lavoro, anziché mandare 10 operai, ne manda 4, non può pagare né il cittadino né tantomeno i giovani che si avvicinano e che fanno sport. Non so se lo condividete. Sì, assolutamente. Siamo veramente alle battute finali. Ringraziamo il Presidente del